Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, l'approfondimento di un'ora dedicato ai colori biancorossi che insomma stanno vivendo un momento abbastanza complicato perché c'è stato il cambio di panchina e proprio per questo c'è anche un tappeto musicale che poi tra un po' anche riconoscerete perché non è l'unico, non è il solo, il quattordicesimo tecnico dell'era Campitelli. A Genova è Maurizi che è chiamato già domani ad uno scontro verità contro il Fano per trovare questa prima benedetta vittoria in campionato che manca, pensate, dal 25 marzo. Eravamo alla stagione scorsa a Teramo Triestina 1-0 gol di San Domenico. Fino a questo momento la casella delle vittorie è rimasta ancora intonsa. Ne parleremo questa sera in 60 minuti. Come di consueto saluto gli ospiti, ringrazio Francesco Di Francesco. Ciao Francesco. Grazie a te, salve, saluto a tutti. Ritrovo con piacere in questa stagione, gli do il benvenuto a lui, a nome di tutto il club biancorosso, il presidente Giuseppe Bracalenti. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Grazie, anche a te. Grazie, grazie dell'invito. Poi il nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Martedì particolare questo perché ci proiettiamo praticamente quasi subito alla partita di domani contro il Fano, 18:30 contro i Granata di Massimo Epifani. Ma non possiamo dimenticarci che ieri c'è stato l'ennesimo terremoto. Sì. C'è stato l'ennesimo terremoto in casa biancorossa. È arrivato a Genova Maurizi, che l'anno scorso era la regina, adesso era senza squadra. È arrivato con un accordo firmato di un anno nelle ultime ore, nella notte tra la tarda serata di domenica, l'accordo, ieri mattina l'ufficialità, allenatore che ha anche è anche un po' un personaggio, qualche video insomma su YouTube gira, ma insomma è uno che ha fatto anche bene soprattutto a Ischia e anche a Reggio Calabria, dove ha rinunciato ad un contratto che era valido anche per questa stagione. Ci ha tenuto ieri a ribadirlo, lo ha fatto in maniera gratuita perché non c'erano più i presupposti del progetto. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, poi alcuni parti della conferenza stampa di ieri le rivedremo, ma soprattutto vedremo anche le ultimissime di formazione perché il Teramo dovrebbe riproporsi con il 3-5-2 con cui ha giocato forse una delle migliori partite in questo inizio di stagione contro il Rimini. Ma caro Giuseppe, parto da te, non è bastato per questa benedetta vittoria che non arriva, che non è arrivata neanche a Rimini. Non so se si può parlare di sfortuna, disattenzione, i soliti problemi di concentrazione o anche un po' questa paura di vincere che può sembrare un ossimoro ma non lo è. Sì, si percepiva un po' di paura, insomma, poi durante il recupero insomma si vedevano i ragazzi abbastanza preoccupati. Poi ovviamente c'è stato l'episodio inaccettabile a mio modo di vedere dell'espulsione. I proietti, quindi, ripeto, i ragazzi hanno avuto un momento di sbandamento e lì abbiamo preso il gol. Insomma, certo, i tre punti avrebbero fatto comodo, solamente ripeto, se anche i più esperti poi in questo momento si mettono a commettere questi proietti, sì, queste ingenuità, insomma il problema è molto molto grave, però insomma poi insomma, è venuto fuori questo allontanamento di mister Zichella che sì, in effetti era chiesto un po' a gran voce da tutti, anche gli addetti ai lavori, però speriamo, ecco, che questo nuovo mister possa dare nuovo slancio alla squadra in qualche modo. Certo. Cambio di panchina, intanto questo rivediamo, gol molto molto bello di Ranieri a Rimini in una partita in cui il Teramo ha sofferto non tantissimo, anche se poi è stato beffato alla fine. Andrea, probabilmente, Francesco ti lascio per ultimo, i prodromi... E qual è il problema? Si potevano già carpire proprio dalla panchina del Romeo Neri, perché era una panchina particolare. No, dalla conferenza stampa. Dalla conferenza stampa pre... E dalla panchina dove c'era insomma, un presidente, è difficile trovarlo, sì, in panchina. La scorsa settimana avevo detto che era l'esonero
di cui si parlava già da diversi mesi, da quando era stato rinnovato Zichella, che si parlava di esonero, era una sorta purtroppo di dead man walking, però avevo detto la scorsa settimana che dovevano maturare poi effettivamente sul campo i motivi di un esonero. In Teramo aveva fatto delle prestazioni discrete, altrimenti aveva giocato anche contro squadre forti, certo c'era stata la brutta sconfitta con il Salò, ma arrivava il trittico ora fondamentale. E la partita con il Rimini è stata contraddittoria, perché è stata nel complesso una gara che il Teramo ha condotto per quasi 90 minuti, poi non per colpa dell'allenatore, c'è un comportamento assolutamente censurabile da parte di uno dei giocatori più esperti, che è Proietti, la squadra resta in 10 e nel giro di un minuto subisce due palle gol con il gol del pareggio. Ma voglio dire, lì l'allenatore c'entra poco se Proietti fa un gesto del genere. Quindi io non vedevo ancora, dal punto di vista dei risultati, tenuto conto che questa squadra si deve salvare ed è una squadra non forte per la categoria, tenuto conto che c'era questa partita con il Fano e poi la gara col Monza, avrei visto questo trittico e poi avrei tirato una conclusione. Ma in realtà poi i nodi sono venuti al pettine, perché questo esonero era da farsi, Campidelli evidentemente era arrivato al punto, Zichella se n'era reso conto e Zichella poi ha fatto quella conferenza stampa parlando della questione del modulo, scaricando certe cose sul presidente, e poi la risposta qual è stata? Vengo in panchina e all'1-1 cosa ha fatto Campidelli? Quello che voi mi avete riportato, perché io non ero a Rimini, però voi c'eravate e avete visto, cose dell'altro mondo. Francamente, cose dell'altro mondo. Una partita del genere fosse stata fatta con più telecamere e si fosse colta quella cosa che voi avete colto, insomma, davvero sì. senza parole. E poi come facevi ad andare avanti? Faceva strano sapere, e chiudo, e chiudo, no, chiudo, infatti sto per passare la palla a Jacopo, chiudo dicendo che fa strano che il presidente poi da domenica, parlando con i colleghi della carta stampata, abbia detto no, si va avanti con Zichella, e lo aveva già praticamente esonerato. Cioè, come si faceva ad andare avanti dopo quello che è successo? Sì, assolutamente. Quindi cosa è successo? Vorrete raccontare, sì, siete telespettatori? No, perché capito, io pure sono curioso, non lo so. Beh, diciamo che al gol dell'1-1 Campidelli non ha fatto nulla per nascondere il qualche disappunto. Qualche parolina a pochi centimetri da Zichella, ecco, si è girato verso il proprio allenatore, diciamo che non fosse contento, lo si è capito abbastanza dal labiale. Chiaramente noi non abbiamo potuto sentire, ma abbiamo potuto leggere il labiale, anche perché certi labiali sono abbastanza... E ripeto, in quella partita, se Proietti commette una sciocchezza di quella portata e la squadra resta in 10 e poi subisce il gol del pareggio in quel contesto, l'allenatore su quella cosa che... Andrea, che però può fare? Andrea, hai detto tutto. A proposito, quella frase in inglese, io sto in Italia, mi piace parlare italiano. Quella frase in inglese. Dead man walking. Prego? Un uomo morto che cammina. Ah, un uomo morto. Bravo. Perfetto, vedi? Sì. A casa magari tutti quanti lo hanno capito, sì, solo io non l'ho capito. Vabbè. E prendo spunto proprio da un uomo morto nel che cammina. Nel senso che Zichella. Allora fammi tradurre fino in fondo. Sì. Zichella, nel momento in cui è stato confermato, un po' tutti pensavano che sarebbe durato poco. Diciamo che sotto. C'è stata un'altra. Dunque, Campitelli, un'altra Campite. Legnata, come si può dire? Posso un'altra sceneggiata. Però possiamo dire una cosa e mi appoggio un attimo a Giuseppe e poi ti faccio fare una disamina completa. Possiamo dire, Giuseppe, però, che in effetti al momento del rinnovo con Zichella quest'estate, anche memore, secondo me, in maniera un po' esagerata, di quel 3-3 con la Regina dell'anno scorso, però c'era anche fiducia in questo allenatore da parte della tifoseria della piazza. Cioè si diceva, beh, è un allenatore che comunque ha fatto vedere di avere gli attributi. Per esempio prendete, ecco, per una esempio... io questa lettura sapendo che dici poi tu... come Campitelli. Vabbè, parlo dopo. Fammi finire. Io sono d'accordo con te, però in effetti non so se sei d'accordo e non so se l'hai percepito anche tu, c'era la convinzione che questo fosse un allenatore che poteva fare qualcosa di buono. Guardi, io devo essere sincero, per quanto ho avuto modo di sentire, nessuno ha avuto, diciamo,
fiducia in relazione a una partita giocata. Io tanta fiducia l'ho sentita invece dal presidente Campitelli, che ci parlava di rinnovato entusiasmo al cospetto di questo allenatore. Quindi, diciamo, più che del tifoso, il tifoso può essere pro o contro, insomma, poi dipende anche da tante situazioni. Io invece mi preoccupa, trova conferma, insomma, questa situazione di un presidente che, a mio modo di vedere, è molto confuso perché, diciamo, anche negli atteggiamenti, nei modi di fare, dice e si smentisce. Insomma, io credo che un presidente non debba rilasciare delle dichiarazioni tipo quelle rilasciate alla stampa domenica sera, perché non puoi confermare un allenatore e cacciarlo dopo poche ore. Quantomeno in una società organizzata un'affermazione del genere può essere fatta dal direttore sportivo e poi presa una decisione da parte del presidente. Se il presidente decide e si smentisce, diventa veramente molto molto difficile. Io ritengo che la piazza non possa aver, diciamo, riposto tanta fiducia in Zichella, perché comunque non c'erano le condizioni per poterlo fare. Una partita, come diceva Francesco, è assolutamente, diciamo, non è un buon banco di prova. Quello che invece mi preoccupa è che aveva entusiasmato tanto il presidente Campitelli. Anche per te, Francesco, questo io la riporto una... Non ho bisogno di domande, quando mi piace pizzicarlo, gli voglio un bene. Lo devono sapere i telespettatori che ti voglio bene. Anch'io. No, non ho bisogno anch'io di domande. Però, se mi fai le domande, no, devo parlare per te. No, lo sai perché? Perché oggi, parlando con Andrea, redazione... telespettatori... Sì, sì, poi rispondiamo alle domande. Dalle immagini sembra il gol, sembra regolare. Ossia, tutto questo marasma, tutto questo disordine societario, tecnico, tattiche, fa passare anche in secondo piano che tu potevi andare sul 2-0, sì, certo. E stiamo parlando di un'altra che non sarebbe stata la panacea di tutti i mali. 2-2, Francesco. No, ma magari vincevi 2-0, ma non sarebbe stata il rimedio a tutti i mali. Finiva 2-2 perché prendevi gol prima della fine del primo tempo, 1-2 e poi 2-2. Che però, è quest'area che tira. Oggi, parlando di redazione, anche ieri, quando abbiamo saputo dell'esonero di Zichella, poi con Andrea siamo confrontati, abbiamo detto tutto sommato era l'esonero più scontato della storia del calcio. Anche tu sei d'accordo? Non solo, ma anche perché gli errori nascono in estate. Zichella non andava confermato, ma non perché non sia valido, perché poi si è rivelato una conferma non positiva, ma perché dovevi affidare la squadra a un altro allenatore, perché Zichella aveva fatto il secondo, e un conto è fare il secondo e un conto è fare l'allenatore in prima. Ha fatto quella partita provando a svegliare una squadra di morti già retrocessa, e aveva dato, sì, ma hai capito, in una partita ci mancherebbe altro. Non andava esonerato Asta. Questo è vero, bravo, questo è vero. E io che sono stato critico nei confronti di Asta, perché da Asta mi aspettavo molto di più. Questa è l'onda lunga. Quando meno sul piano del gioco, Asta, anche perché con Asta stavamo sempre che 2, 3, 4 punti sempre fuori dalla zona preata. E qui si torna a quella che è diventata l'insofferenza, chiamiamola così, di Campitelli, ma sono costretto a ricordare, perché pare che a casa non se lo ricordino, i tifosi non se lo vogliono ricordare, l'insofferenza Campitelli nei confronti degli allenatori e dei suoi collaboratori. La voti sì. Pure, e sono sintetico, promozione, eccellenza e Serie D, okay. Solo che poi lì ti andava bene, perché era un'altra realtà e riuscivi a costruire, attenzione, pure in Serie C, perché ricordo per l'ennesima volta che a Avezzano, quando perdemmo l'amichevole ad agosto, Campitelli si incazzò con Vivarini. Quindi queste cose non vanno anche dopo le prime due giornate del campionato che vince. Se uno è abituato a pensare in un determinato modo, non gliela fai cambiare. Ho fatto l'esempio proprio durante la sigla con l'amico Bracalenti, che giustamente mi ha detto, beh, in effetti sì, ho fatto un esempio completamente extracalcio. Se uno ha un difetto e non anche se lo riconosce, ma non può fare a meno di fare determinate cose. E con questo, attenzione, perché sennò, come al solito, poi dici che io non mi spiego. No, io mi spiego bene, sono gli altri che non vogliono capire.
Non è una difesa di Campitelli. No, no, è giusto, è giusto quello che dici. L'esonero di Campitelli non andava fatto, non si doveva. Hai commesso il primo errore a confermarlo? E va bene. Comincia il campionato, piccoli segnali di incoraggiamento, partita con la San Benedettese. Mi sembra di poter dire positiva, al di là della mancata vittoria, ma positiva, sì, sì. Anche se mo stiamo scoprendo che la San Benedettese ha pure, sì, anche i suoi problemi. Però quella partita fu giocata, diciamo, sì, sì. Io direi bene, non sono sufficiente. Benissimo. Sette giorni dopo, l'allenatore, tre giorni dopo, il turno dopo, cambia sette giocatori. A Imola. Bravo, e mi lascia in panchina, perché io mi dichiaro prima, perché poi è troppo comodo parlare dopo. E quindi qui ribadisco, mi cambi sette giocatori, perché tu dici che alleni 23-24 giocatori. Tutti gli allenatori allenano l'intero organico, ma dopo una prova del genere tu mi togli sette giocatori perché c'era il turno infrasettimanale, fermati. Togliendo tra di quei sette Bacio Terracino, che la storia del Teramo in questo ultimo anno e mezzo ci dice che è l'unico in grado di... Anche se sta facendo male, però sì, sta facendo non bene, vero Giuseppe? Stavo dicendo, no, a me Bacio Terracino, in un contesto del genere, Bacio Terracino io lo farei giocare anche di notte, cioè nel senso ma io aggiungo che a me Bacio Terracino non mi entusiasma, non che non, okay. Non mi entusiasma, però è l'unico che ci prova, anche se adesso è stato travolto pure lui dal marasma, e tu non lo cacci lì, poi aspetti le altre partite, non lo cacci nemmeno dopo la figuraccia con il Cuppio, nemmeno dopo la figuraccia con il Salò. Che cazzo non lo devi aspettare? Che ti sputa sulla faccia? E infatti c'è stato l'episodio, che è quasi uno sputo sulla faccia, perché quando Campitelli la scorsa settimana è andato a parlare negli spogliatoi con la squadra, presente l'allenatore, richiamando la squadra, le sono i Campitelli, ci sarà quando arriva qualcuno con i soldi che farà lei è andato a parlare con la squadra e nelle vari interventi che ha fatto, nei vari valori, ha detto no, perché qua vi dovete svegliare, fare cose, perché altrimenti io vi tiro pure le orecchie. Escono dallo spogliatoio Campitelli, Zichel davanti ai giocatori, presidente io ho 54 anni, lei a me le orecchie non me le tira, e Campitelli andandosene lo ha mandato a quel paese. Non lo cacci nemmeno lì. Questo è come quando fu di Zauli. Prima della partita col Modena, io gli dissi caccialo adesso, manca un'ora alla partita. Lo vedi che formazione che ha fatto? Questo ci affonda. Poi i risultati mi hanno dato ragione. Se non posso parlare nemmeno quanti risultati mi danno ragione, non scherziamo. Certo. Io gli dissi, vai adesso, gli spogliatoi prima della partita lo cacci. Ma lei dice, mister, lei è esonerato. Ragazzi, andate in campo, la formazione, quella che ha fatto, vedete cosa siete capaci di fare. L'esonero di Campitelli arriva come gli altri presidenti, quelli che a Pescara volevano esonerare Sebastiani, quelli che a quei tempi volevano esonerare Malavolta, quelli che volevano esonerare Celulli, e quando arriva qualcuno che ha i soldini, se no ci teniamo Campitelli, che per me va bene perché fa calcio, però poi una volta che fa calcio si analizza quello che una persona fa. Una domanda al presidente Bracaventi, ma Campitelli tutto ciò che fa e che dice lo fa per il bene del Teramo o no? Beh, io credo che sull'attaccamento al Teramo non ci siano dubbi. L'interesse però per il Teramo è, il problema è che non tutto quello che dice poi fa. Il vero problema. Bravo, non è che voglia bene o meno al Teramo, perché un presidente del Teramo poi comunque... Poi è difficile passare dalla teoria alla pratica. Esattamente, quindi diciamo che... in questo contesto il vero problema è l'inattendibilità delle sue dichiarazioni o comunque di questi comportamenti, definiamoli un po' bizzarri, che non lasciano tranquilla la piazza, perché ovviamente quello che dice oggi può benissimo essere smentito domani. Ma questo purtroppo è un vero problema. Anche noi come club, se mi consenti, entriamo un po' poco nell'aspetto tecnico, perché per noi va bene, insomma, i profili dei giocatori acquistati quest'anno, giovani promettenti, di fatto rientrano... Prima dicevano un'esigenza assillante di utilizzare i giovani. Ma assillante c'è per un problema, a mio avviso, anche economico, però
partiamo prima, cioè il discorso è questo: noi come società, la nostra storia è sempre stata, diciamo, improntata alla valorizzazione dei giovani, quindi non, difficilmente abbiamo preso giocatori affermati di categoria se non in un periodo di malavolta, insomma, abbastanza roseo. Quindi, diciamo, il concetto dei giocatori giovani c'è. Il problema è che per guidare una rosa giovane ti devi affidare quantomeno ad un allenatore esperto, che lavori con i giovani sì, però comunque abbia un certo carisma, una certa esperienza sotto questo punto di vista. Io la scorsa settimana parlavo di un allenatore all'Ugolotti. Comunque un allenatore che possa avere, diciamo, se mi metti un allenatore che ha meno esperienza in alcuni casi dei giocatori in campo, è un problema. Che assolutamente io trasposo, perché questo è un gruppo di giocatori, alcuni giovani, alcuni debuttanti, comunque è una squadra che tendenzialmente non ha una grandissima caratura per la categoria. Sì. E allora almeno una figura come un Brini, come un Maurizi, bisognava vagliarla ad inizio stagione. Zichella aveva preso in maniera anomala la panchina, era il frutto di un rifiuto di Asta, era il frutto di un errore capitale come l'esonero di Asta, e quindi bisognava ripartire da una persona che avesse un certo tipo. Ecco perché ho detto alla Ugolotti, perché Ugolotti, ancora più di Maurizio e forse a livello di Brini, ha fatto talmente tanta Serie C, talmente tante squadre, che al di là di quello sfogo che circola, molte cose se le può far scivolare addosso, magari avrà avuto a che fare con altri Campitelli in passato, con altre piazze focose, anche più focose, anche con più pressione, e riesce magari a incanalare il lavoro anche verso l'utilizzo dei giovani, perché non è affatto reato, anzi, la società ha bisogno del minutaggio, ben venga. Però ci dicono, ci scrivono, Andrea, non bisogna prendere solo giocatori in prestito dalle primavere, e io la amplio, cioè, c'è anche un modo di prendere i giovani che però siano magari anche di categorie inferiori. Bene. E che siano di proprietà. Certamente sì. Però non c'è la valorizzazione. Certamente sì. Però comunque, se poi ti riescono questi colpi, puoi fare anche cassa. Se Pure vogliamo puntare, non il dito, però denunciare in un certo senso, è che noi in questa società vediamo molto, molto pressappochismo, molto dilettantismo, non c'è un progetto preciso, non c'è un progetto di calcio in generale, non c'è un progetto con i giovani. Si vive un po' la giornata, si sta gestendo la Teramo Calcio come una società dilettantistica, e questo non va bene per noi. Scusami, quello che dice Giuseppe, anche in questo caso gli do ulteriore forza se possibile, perché se lo scorso anno si partiva per salvarsi e poi è stato tolto Asta, che era in linea con questo obiettivo, perché si volevano fare i playoff, qui si capisce appunto, e c'è la dimostrazione che si naviga un po' a vista, perché se tu hai contezza che ti devi salvare, sei in linea, quindi non toccare quell'equilibrio, perderai altre partite, però continuerai a fare dei punti, arriverai in porto e non avrai speso per un altro allenatore, un altro staff tecnico, altri giocatori. Gli errori nascono anche da un apparato, diciamo, non all'altezza del professionismo, perché adesso fare calcio è molto difficile. Quindi contestualmente fare calcio molto difficile significa che le professionalità alla quale affidare un progetto devono essere molto molto importanti. Comunque, quando parli di apparato ti riferisci La struttura dirigenziale, okay. Tutto, diciamo, l'apparato Teramo Calcio, non parlo dell'aspetto tecnico, quello è una conseguenza poi di una struttura. Apparato organizzativo. L'apparato organizzativo. Qui noi dimentichiamo che Teramo, insieme a Pescara, rappresenta il calcio professionistico in Abruzzo. Sì, sì. Teramo, sempre insieme a Pescara, è l'unica società ad avere strutture adeguate per sviluppare un progetto importante di calcio, perché non dimentichiamo che il Bonolis è comunque una risorsa. Lo sarebbe comunque in tutte le piazze d'Italia, solo a Teramo pare che ci sia sto problema, eccetera, eccetera. Quindi quello che denunciamo è anche la mancata voglia o volontà di creare una sinergia importante. Abbiamo solo potuto osservare che chi voleva fare calcio a Teramo, in un certo senso, è andato via da Teramo.
È troppo facile, troppo riduttivo secondo me addossare le colpe al gestore, alla politica, alla mancanza dei campi di allenamento. Questo noi non lo accettiamo perché è chiaro e lampante la poca volontà o l'assoluta mancanza di volontà di creare delle sinergie importanti e stiamo perdendo un'occasione importante. Noi come club, come tifosi, questo lo dobbiamo denunciare, che si sappia che non accettiamo una situazione del genere. Sicuramente tutto questo di cui stiamo ragionando, minutaggi, giocatori, allenatori, presidenti che vogliono fare gli allenatori, tutto deriva dalla mancanza di un qualcosa di solido a livello progettuale. È chiarissimo, e io attraverso questo ragionamento si spiegherebbe anche perché poi dal punto di vista tecnico, caro Francesco, negli ultimi anni sono arrivati giocatori che adesso trovano in Serie B e che a Teramo non hanno fatto niente. Francesco Forte, i Moreo, sono giocatori che nell'onda lunga di un Teramo che veleggiava nelle parti alte della classifica erano giocatori importanti. Di qui è facile rispondere che sono arrivati magari a Teramo nel momento sbagliato. Probabilmente è sbagliato per la loro carriera, è sbagliato perché ambiente hanno trovato a Teramo. Certo, mi viene da pensare a Jefferson quando è andato sì, via, anche se Jefferson però devo dire per precisione che ha sempre avuto dei problemi che continua ad avere anche oggi. Sì, esatto, però bene o male poi nell'ultimo anno e mezzo quantomeno ha avuto modo di giocare molto di più di quello che era qui a Teramo. Ma basta pensare l'anno di lì complice, ecco perché dico il momento sbagliato e l'ambiente sbagliato. Quello che sto per dire è complici tutti, l'allenatore di allora, il direttore sportivo di allora e tutti quelli che stavano all'interno della società di allora, perché poi sono questi che possono anche indirizzare l'opinione pubblica. Per opinione pubblica intendo il tifoso, quello che vuole bene al Teramo in generale, tutto l'ambiente. Forte e Moreo, quell'anno lì, quando a turno Vivarini li faceva giocare o uno o un altro, nessuno accettava uno stop sbagliato, ossia non è dice ma è entrato un giocatore, diamogli tempo, tra l'altro anche abbastanza giovane, ecco perché ripeto, faccio questi due esempi, perché con questi due esempi c'è la conferma, è vero che venivamo da tutta quella delusione e tutto il resto, però quello ormai punto a capo. Perché Francesco, scusami, il tifoso percepisce la mancanza di organizzazione e di figure importanti. Perché se quel giocatore, Jefferson o chi per lui, veniva a Teramo in un contesto progettuale importante, il tifoso lo stop glielo perdonava, secondo me. Perché, lo percepiva come un investimento. Per quello negli ultimi tre anni sono cadute teste di allenatori sportivi, è caduto di tutto, giocatori presi, mandati via, c'è confusione e il tifoso lo percepisce. Sì, ho capito, non viene percepito nel momento sbagliato e in un ambiente sbagliato, te l'ho detto, mi riferivo a quello. Io parlo tanto di progetto, che siamo una piazza che contesta sempre e comunque, a Teramo comunque i giocatori hanno avuto modo insomma di crescere, è stato dato tempo a tutti. Quindi sicuramente sì. Anche se ci scrivevano prima che si contestava Perrotta, che adesso insomma è un signor giocatore, però sono le cose l'Italia che succedono sera sempre. Ha vinto, lo ricordava ieri sera al replay Enrico Rocchi, l'Italia ha vinto con un gol di Biraghi, e Biraghi a Pescara non è che fosse tanto apprezzato. No, è vero, quindi assolutamente. Può capitare con qualche giocatore, certo. Ma come discorso generale no. Ma questo in tutte le piazze accade. Capita comunque, insomma. Il presidente ultimamente ci ha accusato di essere una piazza che insomma in dimensioni di Serie D. Però vorrei far notare che comunque questa è una piazza che gli ha dato tanto, lui ha dato anche al Teramo, però anche la piazza di Teramo gli ha dato tanto, e anche piazze di Serie D comunque sono riuscite con strutture societarie importanti a vincere campionati. Faccio l'esempio del Sassuolo, faccio l'esempio del Carpi, del Frosinone. Non stiamo parlando di piazze di Serie A. Sassuolo, andavamo a Sassuolo a vedere Teramo gli anni che li allenava Balugani, eravamo più noi che loro a vedere la partita. Siamo d'accordo su tutto, però credo Ferretti con il nuovo allenatore verrà reintegrato probabilmente sì.
scusami Francesco, ti ho interrotto. Sperando che Ferretti si comporta come poi si poi mi hanno detto giustamente, come chiedo perdono, come si comportano che i compagni. Si pronuncia Ferretti. Ferretti. Ferretti, speriamo che si comporti come si comportano i compagni. Se vogliamo dare, no, perché un colpo al cerchio e un colpo alla botte, senza entrare nei dettagli. Prego. Com'è? Come tutti i compagni. Come tutti i compagni. Ok. È vero però, hai nominato Piazze, alle spalle del Sassuolo c'è Squinzi, alle spalle del Frosinone c'è Stirpo. Sì, parliamo alle di spalle, persone in grado di fare... Alle, no? Alle spalle c'è sempre qualcuno. No, nel senso che hanno un presidente, hanno un presidente che evidentemente ha saputo creare delle sinergie importanti sul territorio. Sono pure presidenti che hanno una disponibilità economica. Lasciamo perdere. Molto più, il calcio moderno non è fatto solo di moneta. Non è detto che il calcio si possa fare solo con la moneta. Il problema è quello. Adesso noi nel nostro piccolo abbiamo l'opportunità di essere in provincia l'unica professionista. Nella regione Abruzzo, l'unica insieme al Pescara ad avere uno stadio di proprietà, cioè di proprietà o che comunque a disposizione. Non si sottovaluti questa situazione, perché si dà l'alibi e noi l'alibi non lo vogliamo dare, perché se si lavora bene anche a Teramo si può riuscire a fare delle cose, si possono riuscire a fare delle cose importanti. Io spero che quello che sto per dire, siccome è la seconda volta che lo dici, questa volta è più forte di me, io spero che Sabatino Cantagalli, che è un amico da tanti anni, non se la prende, perché sto per dire la verità, sperando che non se la prenda pure qualchedun altro, che è un tantinello, che è molto simpatico e bravo, però è un tantinello per Malosa e Gallettare, come lo sono io, non un tantinello, molto. Fatta questa premessa forse troppo lunga, ha a disposizione lo stadio, perché paga quello che deve pagare. No, signor, non scherziamo, ritorniamo sempre allo stesso discorso. Io ritengo che tra imprenditori illuminati, quando c'è un progetto importante, sì, quando si c'è un progetto importante, l'accordo si trova in 6 minuti. Anche perché su parliamo del d'accordo. Gestore dello stadio, che non ha alcun interesse affinché all'interno di quello stadio non ci giochi nessuno. Quindi non mi si venga a raccontare, no, che non ho detto il problema, pare che la colpa Pescara, sia sempre il Pescara a disposizione dello Stato Adriatico perché paga, Campitelli a disposizione di Bonolis perché paga, che poi punto a capo, allora, si apre un'altra fase, se non che hai poi un... Campitelli e Cantagalli e anche altri volendo potrebbero trovare il modo per, come posso dire, per collaborare meglio nell'interesse comune, questo è altrettanto per vero. Per quanto ci riguarda, ci rivolgiamo all'attuale proprietario della Teramo Calcio, che è il nostro ovviamente referente principale, perché noi non possiamo entrare come club nelle tasche di un privato. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando sempre di un privato. Quindi quello che noi esortiamo è il presidente a sollecitare un progetto importante, che vedrà che poi anche il gestore dello stadio ha tutto l'interesse affinché questo progetto maturi. Di Paolo Antonio in arrivo, io me lo auguro. Di Paolo Antonio è un altro esempio, un altro doppio esempio. Uno, Di Paolo Antonio è stato stranamente e purtroppo più volte criticato, punto a capo. Di Paolo Antonio viene da una stagione super, ha disputato un girone di ritorno, tra l'altro in un ruolo nuovo inventato da l'allenatore, era Sottillo o Sottili? Perché mi sbaglio sempre. Sottili, perfetto, che lo aveva messo centromediano metodista, non nel centrocampo a tre, al centro del centrocampo e del progetto tattico, ha disputato un grande girone di ritorno, sta a spasso. Ok, questo voi che sapete tutto, che le stranezze del calcio, tutto, ditemi perché Ferretti è fuori rosa. Non lo so, è non fuori lo so. Rosa perché motivi disciplinari. Disciplinari? Io so che è così. Boh, adesso io sapevo che non rientrava nel senso che l'allenatore non piaceva tantissimo, e lì c'è stato qualche, anche Campitelli l'ha anche detto nei nostri studi un paio di settimane fa, probabilmente ha detto non era lui il giocatore con cui fare lo scambio con la Ternana, evidentemente per l'equilibrio della rosa. Ma visto che mi vuoi bene, ti faccio vedere quante volte Maurizio da Guida, la regia, mi ha scritto pubblicità. Quante volte ha scritto? E che è una colpa mia. Ok, pubblicità. Se Maurizio da Guida dice pubblicità, tac, devi stoppare. Voglio bene. Ha fatto un Seconda parte di Proteramo, grazie a quelli che ci stanno scrivendo e siete in tanti, ma grazie soprattutto a chi ci sta seguendo su Facebook, e vi facciamo vedere. Vabbè.
Allora, Giuseppe Mascagna ci saluta, grazie. Silvano Marini, buonasera. Massimo, rispetto per tutti, certo è minimo, ma se fino a 3 anni fa facevo il possibile per seguire la mia squadra, ora l'impossibile per il contrario è mi voglio stare zitto. Poi ci sono alcune persone che stanno seguendo, per esempio lo salutiamo Fabrizio Zambardi, sta seguendo anche, vabbè, Antonio che ovviamente mi segue, chiaramente mi controlla, ti controlla va bene, e poi anche Diego Cenciarelli, ciao, lo salutiamo a distanza, Diego anche Cenciarelli, Antonio del Borrello d'Avasto, anche Antonio del Borrello d'Avasto, lo salutiamo anche Antonio, peraltro c'è stato il cambio di panchina, è andato Fabio Montani al posto di Ottavio Palladini, Bracalenti immenso, scrive Luca Fanelli, poi c'è anche Antonio, Fabrizio che scrivo, comunque salutiamo tutti, ma insomma ci fa piacere che anche Bracalenti in mezzo, immenso, no, in mezzo ho capito, in mezzo punto, chiedevo punto, non è che hanno scritto due. E allora ci prendiamo un attimo una piccola parentesi proprio con Giuseppe, perché Giuseppe tu ci hai mandato delle foto, sì, che sono dell'iniziativa di cui abbiamo parlato con voi tante volte, che è una bellissima iniziativa, a cui ha dato, come vedete, anche l'apporto, la spalla, il sindaco, il neo sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, che vediamo nelle foto. Questo è Sport Sotto le Stelle. Esattamente, sì, in occasione di questo evento, il 22 di settembre, abbiamo avuto modo di consegnare ufficialmente alla città di Teramo, nella persona del sindaco Gianguido D'Alberto, il terzo defibrillatore. Ovviamente è una donazione da parte del Club Bianco Rosso, di tutti i soci e di tutti i tifosi del Teramo. Contestualmente abbiamo anche offerto la tessera onoraria al sindaco, che è un tifoso, diciamo, anche prima, quindi non è adesso, sì, solo perché per questioni di rappresentatività, ma comunque c'è stato molto vicino, ha apprezzato molto questa nostra donazione, e verrà posto sicuramente il defibrillatore in Largo San Matteo. Quindi fa parte di un progetto che si chiama Cuore Bianco Rosso, giustamente, che prevede, diciamo, di dotare i quartieri teramani di un defibrillatore. Peraltro uno l'avete messo in un posto che il neosindaco conosce bene, a San Nicolò. Sì, in Piazza Progresso a San Nicolò, e l'altro in Piazza Martiri. Quindi, ecco, diciamo, anche grazie ai fondi raccolti in occasione della nostra cena sociale dello scorso anno, insomma, abbiamo avuto modo di fare questo acquisto. Il progetto va avanti con il contributo di tutti i nostri associati, di tutti i nostri sponsor, che ringraziamo tra l'altro perché ci stanno dando una mano adesso con l'uscita del calendario delle gare della Teramo Calcio, e invito tutti già da adesso a partecipare alla nostra cena che si terrà il 14 dicembre all'Istituto di Poppa. Quest'anno abbiamo voluto coinvolgere i ragazzi della scuola, certo. Tra l'altro ringrazio la preside, la dottoressa Provvisiero, che è stata molto molto disponibile con noi, apprezzando anche, diciamo, l'aspetto sociale di questo evento. Quindi 17 dicembre cena sociale, 14 dicembre, cena sociale, quindi in bocca al lupo, complimenti. Grazie di nuovo, perché insomma, caro Francesco, c'è il calcio, ma ci sono cose molto molto più importanti. Tu mi indichi i messaggi, il DS Federico mica l'ho detto ha io. Detto che Ferretti è stato messo da parte per motivi disciplinari, a breve verrà integrato, reintegrato. Non giorni, a breve. Vabbè, e noi. No, siccome prima c'è io. No, io non la sapevo. Per quello che ne so io, i miei informatori, sono quella simpatica, come vedi, che sta dietro le quinte. Come vedi, sono molto più. Ho detto che era questione disciplinare. Intanto, per quello ti ho detto. Sicuramente un certo Stefano sta vedendo la trasmissione da Copacabana. Beato lui, se è così, però, insomma, il 14 dicembre, sperando che la situazione di classifica, caro Giuseppe, sarà meglio adesso. Non guarda, noi ovviamente viviamo come club di entusiasmo, perché certo, naturalmente cerchiamo, ovviamente, tra i nostri scopi statutari è quello di stare vicino alla squadra, che ovviamente le mie osservazioni, le nostre osservazioni, diciamo, comunque sono, diciamo, supportate da una vicinanza assoluta alla squadra e ai ragazzi in campo, certo. No? Il nostro sostegno non lo faremo mancare mai, nella certo maniera più assoluta. Una domanda ad Andrea: perché Fedeli, che è simile a Andrea così tanto a Campitelli, e io mi permetto di dire anche molto oltre Campitelli, non viene criticato così duramente? Per lo stesso motivo per il quale Campitelli, che è così da sempre, non veniva criticato fino al 2015, perché fino a qualche settimana fa tendeva a vincere, ha vinto campionati, ha fatto campionati di Serie C di vertice, e quindi
finché ci sono i risultati, certi comportamenti anomali, distorti, vengono tollerati maggiormente. Quando certo. poi non arrivano neanche i risultati, è chiaro che ragazzi, San Benedetto del Tronto è una piazza da questo punto di vista, pure quella che mette pressione, dove c'è un pubblico altamente esigente, e Fedeli può cacciare gli allenatori che vuole, ma se la squadra non farà risultato, lui sarà il primo a essere contestato. C'è sì, poco sì. da fare. Anche perché un cambio c'è già stato. Capita a tutti i presidenti. Sì, capita sì. a tutti i presidenti. Però la differenza tra Campinelli e Fedeli è che. Sì, ma Berlusconi anche. Berlusconi quando non ha fatto risultato è stato detto, criticato. Negli anni gli hanno detto a Moratti. Comunque, no, comunque no, non colgo una contestazione inerente agli interventi del presidente Campitelli, il cambio d'allenatore, per esempio. Quello che viene contestato al presidente Campitelli è questa poca linearità di situazione. Certo, cioè, perché all'interno della linearità tu dici ci può stare anche l'esonero di un allenatore, assolutamente, il cambio di giocatore. Ma è ovvio, questo succede dappertutto, può succedere benissimo anche a Teramo. Quello però che viene criticato è il modo poco, ma non dico nemmeno ortodosso, però poco strutturato professionalmente di tirar via un allenatore dalla da una critica concettuale e questo lo si evince, scusami Francesco, da un altro aspetto, che sono andati via in questi anni tanti direttori generali e sportivi, che sono gli uomini che dietro la scrivania e sul campo portano avanti la programmazione certo. dettata dalle linee del presidente. Se i direttori generali e i direttori sportivi vengono mandati via anche loro con grande facilità, che linearità ci può stare? Non c'è nessuna programmazione ad oggi a Teramo, noi non sappiamo quale programmazione. Ha avuto la bravura e la fortuna di avere 2 anni e mezzo di contratto quando si è legato al Teramo, altrimenti? Chiarissimo, però adesso... domani si gioca, signori, domani si gioca, la partita è delicata, delicata speriamo, davvero. Speriamo che saluti da Copacabana. Sezione bianca. Che rush bianco. Sotto sezione c'è solo un presidente. E ovviamente speriamo che Maurizio riesca a fare quello che ha fatto l'anno scorso a Reggio Calabria, che riesca a fare quello che ha fatto a Ischia. Dimentichiamo che in sede di diciamo di presentazione, di attesa del lavoro di Maurizio, che non potrà essere giudicato né domani né a Monza. Domani io mi aspetto quantomeno una reazione emotiva da parte della squadra, ossia una squadra ancora più decisa, attenta, speriamo per 93, 94, 95 minuti, di quella che si è vista a Rimini, ancora più portata alla lotta, ad esprimersi al massimo. Mi aspetto meno fesserie, proprio perché ci dovrebbe essere maggiore attenzione. Poi certo, se uno si aspetta di colpo i miracoli e dall'allenatore e da questa squadra, credo che insomma sia quantomeno complicato. Prematuro. Io per correttezza, come al solito, parlo di questi 2 anni che sono stati i migliori nella carriera di Maurizio, perché dopo è ovvio che se ti metti a guardare, ma Maurizio lo sa meglio di me, il suo curriculum, qualche dubbio ti viene, però poi evidentemente a qualcun altro è venuto pure il dubbio una volta che aveva parlato con Brini, che non, mentre Maurizio giustamente come tantissimi allenatori ha fatto le capriole per la felicità di venire allenare a Teramo, magari Brini non ha dato la stessa impressione, perché poi diamo, ripeto, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, Campitelli ed altri avranno tutti i loro difetti, però quando sono andati a parlare con Brini, che chiedeva la luna per quelli che sono i prezzi oggi del mercato a livello di C, e che chiedeva 2 lune per quella che è la realtà economica di Teramo, perché tu magari ti devi pure calare, e Brini non ha dato la stessa impressione, non ha palesato lo stesso entusiasmo nel venire allenare il Teramo, forse perché aspetta qualche piazza magari più sicura. Più non sicura. Lo so, okay. Peraltro tra Brini era un nome e udite udite Andrea, abbiamo sfiorato veramente il sogno che culliamo da anni. Capuano è stato contattato anche Capuano. Andrea ride, sì, Andrea ride perché già sognava. Capuano, andatevelo a vedere il curriculum. Sì, sì. Capuano nella sua carriera ha avuto molti anni buoni. Poi
Sì, ma era solo uno scherzo da carattere, esatto. Carattere per la questione caratteriale. A Bracalenti chiedevano una casa. Non lo devi stuzzicare come qualcuno che sta dietro le quinte, perché se lo stuzzichi parte arrivederci. Al presidente Bracalenti chiedevano: ma siamo così sicuri che con Canneloro le cose sarebbero andate meglio? Guardandoci dicono i risultati del Francavilla, mica vero. Però io non sto parlando di Canneloro, io sto parlando della necessità assoluta di creare, di allargare una base societaria, perché il presidente attualmente da solo non può andare avanti. Quindi io non parlo io non so chi può aiutarlo, questo lo deve vedere lui, chi può aiutarlo. Parlava di ingressi, di nuovi soci, eccetera, che non si sono poi alla fine materializzati, se non due, che tra l'altro vanno anche elogiati perché stanno dando una mano per quello che possono. Io quando parlo di sinergie, parlo di coinvolgimento di imprenditori anche locali. Non è quello, cioè il problema non è riferito a una persona sola, sarebbe riduttivo. Il presidente ha il dovere adesso di regalare a Teramo, ok, un progetto di calcio importante, e questo da solo non lo può fare, come non lo può fare nessuno da solo a Teramo. Deve allargare, deve provare ad allargare. Però il problema è che in questi anni abbiamo visto che tutti quelli che a Teramo hanno provato a fare calcio, comunque ad entrare in qualche modo, si sono subito allontanati. Quindi o non c'è la volontà da parte del presidente Campitelli, oppure ancora non si trovano le persone giuste. Però piuttosto che andare in banchina a Rimini, a me farebbe piacere mandare in banchina il direttore sportivo, e che il presidente, anziché andare in panchina, crei e studi un progetto importante per il Teramo Calcio. Questo voglio, non entro nel merito dei nomi. A me certo. No, ma io penso che sia, te l'ho fatto ribadire perché magari qualcuno può sfuggire, ma più chiaro di così, davvero signori, più chiaro di così si muore. Andrea, domani però alle 18.30 c'è Teramo Fano, che molti, soprattutto nell'ambiente biancorosso, dicono: vabbè, domani giochiamo contro il Pescara 2. Perché poi vedremo. Però molti sono in panchina. Da quello che si legge, sì. Oggi seduta di rifinitura. Vi facciamo vedere la probabile di domani, sia dell'una che dell'altra. I moduli, Francesco, non mi porterai a parlare di 3-5-2, 5-3-2 questa sera. A me di moduli non ne parlo mai. No. Il modulo è conseguenza di quello che tu hai fatto durante la settimana, delle caratteristiche ti piace? E della... Ti piace? Questo è 3-5-2, Lewandowski tra i pali, Caidi, Speranza, Fiordaliso, anche se in ballottaggio con Piacentini. Il terzo perché Altobelli è fuori per un problema. Non ci vedo nulla di nuovo. Ok. Domani vedremo se è davanti. Ah sì, Piccioni. Ventola, Spighi, Ranieri, De Grazia, Mastrilli, Bacio, Terracino, Piccioni, perché Di Renzo ha un problema alla schiena. Ah ecco, perché se no mi verrebbe... Ti piace? Sì, ma forse è la migliore... Anche perché abbiamo visto che prendiamo gol con 3-5-2, con il 5-3-2, con lo scalare, con la difesa che diventa 4, con Giovanni che scende e Nicola che sale e quell'altro che taglia, prendiamo gol lo stesso, almeno così si suppone che forse siamo un tantinello più equilibrati. Prendiamo gol in continuazione, c'è da vedere, no? È vero che quest'anno abbiamo preso due, che abbiamo preso tre gol, però è pur vero che poi in tante parti... A Salò. Bravo, a Salò, poi però la prendi gol, là perché è bravo l'avversario, quell'altro perché c'è la disattenzione di un difensore, quell'altro perché salta meglio e con Magnabel, quell'altro perché dorme, quelli che dormono sono i nostri, soprattutto sui calci piazzati. Mi auguro che Maurizio lavori sui calci piazzati, insomma. E intanto Antonio Ciamarigone ci scrive: che ne pensa della formazione del presidente Bracalenti? Proprio live su Facebook, eh? Eccolo qua il commento live. Che ne pensa della formazione del presidente Bracalenti? Lui sa che io non entro mai nel merito. Però ti piace? Mi piace, quella formazione lì mi piace, sì. Solo che io gradirei che, insomma, spero vivamente che questo nuovo allenatore possa trovare quantomeno una struttura di squadra, una spina dorsale, insomma, quindi importante. Anche perché... Ma già, Proietti è squalificato. Altobelli è fuori. Peraltro, mi dicono... che Altobelli, domenica, nel momento del gol, aveva già una spalla lussata e quindi facesse fatica a saltare. Non lo so, noi abbiamo visto diversi giocatori che chiedevano il cambio
diversi giocatori, Ranieri, tanti chiedevano il cambio, poi non so se non si potevano fare più, se c'erano ancora cambi a disposizione, però si è notato questo scollamento tra il campo e la panchina, insomma, una cosa veramente, uno spettacolo che spero vivamente di non rivedere più. Sì, assolutamente. Andrea, invece io a te ti faccio entrare nel merito del Fano, ti faccio vedere la probabile anche del Fano. Tanto da dietro le quinte la nostra Ania Cantagalli ci dice che Piacentini è in vantaggio su Fiordaliso, quindi probabilmente ho un po' errato nella distribuzione dei giocatori del Teramo. Quindi, ah, perché vi mandate i messaggini? Ecco perché quando. Ma anche con la regia, che se devono dire vai pubblicità è chiaro, chiamano strillo. Vedi? È vero, sono cambiati i tempi. 3-5-2. Anche sì. Per Epifani, Andrea, che è un po' una rivoluzione copernicana per un allenatore come Massimo Epifani, che peraltro è un amico, che ha sempre giocato 4-2-3-1. Sì, evidentemente anche lui si adegua ai giocatori che ha e non può che fare così. Il centrocampo è un centrocampo interessante, con Acquadro, con Serasi e con Lulli, un centrocampo dove c'è fisicità, c'è anche un discreto tasso tecnico, molto della partita si deciderà lì. Davanti c'è un giocatore come Fioretti che è più d'area di rigore, Ferrante è un giocatore che la storia dice, la sua carriera che non è molto longeva, ma dice che non segna tantissimo, ma è un giocatore tignoso, sì, di buona forza fisica, discreto sinistro, anche buona tecnica, è un giocatore che disturba gli avversari, è un giocatore che non è facile da marcare anche se non vede molto la porta, poi magari speriamo che domani non si scateni, però questo un po' dice la sua storia, è stato anche una meteora all'Aquila. Però questo mi dà anche l'opportunità di dire che auspico che nel prossimo mercato il Teramo a centrocampo metta dei centimetri e dei chili. Graziano, l'anno scorso l'ho detto un anno intero, pensavo che Federico che non è certamente un giocatore sfavillante, che non è certo il miglior centrocampista della C, a un certo punto persino Graziano era diventato quasi irrinunciabile, perché lì in mezzo Falegna ti dà centimetri, va a prendere palloni di testa, il centrocampo del Teramo era migliorato molto il corso della stagione, migliorato, è chiaro, però non parliamo di un gran giocatore per la categoria, almeno per quello che dimostra il Teramo. No, mettiamoci visto che il centrocampo è Spighi, 1,80, Spighi, De Grazia e Ranieri, che sono tre giocatori molto bassi, possono soffrire la fisicità di Acquadro e di Selasi, certo, così come possono soffrire la fisicità di tantissimi altri centrocampi. Allora bisogna mettere, a mio avviso, un po' più di chili lì in mezzo al campo col prossimo mercato. Anche perché, se mi permettete, adesso tutto sommato è stato anche un autunno abbastanza clemente. Se l'inverno comincia a essere un po' rigido... Ma per aiutare la difesa. Sì. Con Rimini hai preso due colpi di testa al 92esimo e 93esimo con il gol del pareggio. Servono dei saltatori, anche che vengano da mezzo al campo, per aiutare la fase difensiva. Certo. Assolutamente. Volevo chiedere a Giuseppe Bragalente, non so se come lo accoglierete domani Massimo Epifani, quella storia Teramo Giulianova, indifferenza da parte nostra, non assolutamente, perché mi ricordo l'anno scorso ci fu uno striscione Epifani, non lo vogliamo da parte nostra, però va bene, sì, comunque Epifani. Avevo capito, sì, Maurizio. Comunque sicuramente abbiamo altro a cui pensare che Epifani in questo momento, quindi sarà sicuramente, tutte le nostre forze saranno concentrate sul sostegno alla squadra. Certo. Assolutamente. Vedremo se ci sarà domani dunque il primo successo del Teramo, ovviamente in bocca al lupo ad Agenio De Maurizi per un lavoro che sarà molto lungo, chiaramente lastricato di insidie, lotta per vincere, vediamo il prossimo turno Maurizio, che questa sera ti chiudo quasi in tempo, e dunque insomma la cosa è abbastanza importante, è un record. Albino Leffe, Vispesaro, Fermana Vicenza, Gubbio su Tirol, questo è Monzatero, questo però è l'ottava Maurizio, questo è domenica prossima, quindi dobbiamo andare alla giornata questa qua. Per Alpi Salò, Rimini, Gian Erminio Ravenna, Gubbio Fermana, Renate Virtus Verona, San Benedettesimo Molese, questa è una bella partita, io devo dire la verità, Limolese fino a questo momento mi ha fatto un'impressione eccezionale. Su Tirol, Triestina, Teramo Fano, Ternana Albino Leffe, Vicenza Monza, super partita. E poi Vispesaro, Pordenone, settima giornata di campionato, Stadio Bonolis, 18:30, dunque Teramo
Faro, è tutto per questa sera. Io ringrazio Francesco Di Francesco. Ciao Francesco, ci vediamo presto. Salve, ciao. Forza Teramo. Grazie. Grazie. E ovviamente in bocca al lupo per le iniziative. Poi il 14 dicembre avremo modo magari di rivederci a Giuseppe Bragaletti. Grazie, grazie a voi. Ovviamente ringraziamento a te, ovviamente anche a tutto il club biancorosso. Grazie ad Andrea Costantini, ciao, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie dietro le quinte alla nostra linea Cantagalli per il supporto giornalistico. Non ricominciare perché sto chiudendo. Proteramo torna martedì prossimo alle 20. Non ho capito. Ah, grazie, non avevo capito, come l'hai detto una sola volta, grazie. Certo. Ci vediamo martedì prossimo alle 21, TV6, canale 14, il digitale terrestre. Buonanotte. Ciao.